Maxi Ciuliani, Pola, Vito Claudio Marino, che ha portato proprio al Bolzano, Giampaolo Sciocci che è tornato al Conversano. Questi giocatori sono però stati rimpiazzati con delle giovani promesse come Piero De Benedetto, Voliuvaz, Pennacchio, Fonticella e Ivan Bulic, il provato classe 99, proveniente dalla scuola Next, squadra che milita nella SEA, ovvero il massimo campionato curato di pallamano. Bulic, che all'esordio al Pala San Giacomo ha realizzato 11 reti, proclamandosi il miglior marcatore della prima giornata di Serie A Beretta maschile. Ovviamente Giacinto De Santis questa sera vorrà ripartire dal suo braccio. Si annuncia quindi uno scontro molto interessante, quello che tra poco andrà in onda, uno scontro infuocato, ricco di emozioni, proprio perché ciascuna delle due formazioni ha i propri obiettivi da raggiungere. Bolzano vuole sicuramente trovare continuità di gioco e di risultato, lanciando un chiaro segnale alle dirette avversarie che ambiscono allo scudetto. Fondi invece vuole dimostrare prima a se stessa e poi agli altri di che pasta è fatta, regalandosi magari anche una vittoria alla prima gara qui al Palasport. Le squadre hanno effettuato il loro ingresso in campo, allora andiamo a leggere velocemente le formazioni, partendo dalla squadra di casa, il Bolzano, che si presenta a questo match con il numero 17, Marin Greganic, numero 16, Pedro Hermones, numero 10, Andreas Kammerer, numero 5, Claudio Vito Marino, numero 11, Paul Pirker, numero 15, Jonas Rossignoli, numero 30, Rafael Steiner, numero 12, Sarbit Singh, numero 3, Martin Sonner, numero 14, Mario Sporcic, numero 23, Dejan Turkovic, numero 22, Eric Udovicic, numero 89, Giulio Venturi, numero 7, Jonas Walker, allenatore Mario Sporcic questa sera coadiuvato da Blas Jürgen in panchina. Il fondo invece con il numero 12 per Paolo Antogiovanni, numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero Di Benedetto, numero 22 Stefano Dettore, numero 19 Luca Macera, numero 7 Alessio Micelli, numero 39 Gabriele Monreale, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 4 Valerio Pinto, numero 24 Daniele Funticella, numero 31 Maxim Voliuvaz, numero 44 Ivan Bulic, numero 14 Dario Zanghirato, numero 88 Luciano Zitto, allenatore lo ricordiamo Giacinto De Santis. Gli arbitri di questa sera sono i signori Cardone, questa è la coppia arbitrale. Nel frattempo la partita è iniziata con il Bolzano a condurre il primo attacco, c'è la palla persa recuperata però da Venturi. Siamo attardati un attimo con la lettura delle formazioni che vestiva Turkovic per il Bolzano, con il pallone tra le mani. Greganic, primo tentativo, spara fuori, qualche sfido di sollievo qui in fondi, riparte la squadra di De Santis. Bulic prende palla, dialoga con De Benedetto. Luigi Arena, una delle giovani promesse, buona la sua gara sabato scorso al Conversano, peccato forse nel finale di poca esperienza, prendendo qualche pallone di troppo, ma il suo talento cristallino non può essere assolutamente messo in discussione. Giro palla per fondi, Arena sempre, Bulic trova soluzioni sulla sinistra dove c'è Dario Zanghirati che cade, poi però riesce lo stesso a servire il compagno De Benedetto. Il pallone tra le mani, carica Pennacchio, numero 17 di fondi alla destra, arrivato quest'anno tra le fila rosso-blu dall'arbitro Siracusa. Fallo fischiato a fondi, viene nel frattempo chiamata la polizia del parquet, 40 per 20 del Palasport. Approfittiamo per ricordarvi quelli che sono gli altri appuntamenti di questa giornata rinviata. Come penso sappiate, Alvaro Siracusa Conversano, a causa di un'accertata positività al Covid-19 da parte di un membro tra le fila del Conversano. Le altre partite: Santarelli Cingoli, Merano alle 18, Esesena, Sassari alle 19, Testarone Cassano Magnago sempre alle 19, come Trieste a Festamoni in Fasano, Epan, Salomificio di Molteno. Il fallo nel frattempo fischiato nell'azione di attacco di Bolzano, ci sarà un 7 metri per la squadra ospite sul punto di battuta. Dai 7 metri arriva Dejan Turkovic, è arrivato anche un giallo, credo, ai danni di Daniele Ponticella. Ponticella che è arrivato quest'anno dopo essere stato a lungo capitano e bandiera del Gaeta, storico rivale di fondi nel derby. Turkovic contro Voliuvaz, 1-0, e prima rete della partita realizzata da Dejan Turkovic. Quindi il Fondi, dopo 2 minuti e 24 secondi nel corso di questo primo tempo, costretto a rincorrere. Bulic, Zanghirati, Arena, cercare Ponticella, che non amen, fa 1-1, gol convalidato, quindi Fondi riagguanta il pareggio. È stato Ponticella a stabilire
gioco in proprio possesso. Turkovic fa tutto da solo, un po' direi addormentare, un po' ipotizzare la difesa di Fondi, che ha concesso questo tiro quasi telefonato di Turkovic, che porta il Bolzano sul 2-1. Adesso l'arbitro ha fischiato un fallo e Fondi che fa girare il pallone. Arena si appoggia su De Benedetto, si scambiano di posto i due. Vulić, De Benedetto. Vulić fa vedere Zanirati, si pone ancora l'argentino De Benedetto. Vulić. Arena per Pennacchio, ma c'è un passo secondo l'arbitro. Quindi annullata l'azione di attacco di Fondi, può approfittarne adesso Bolzano per portarsi sul break di più 2. Turkovic, Venturi, uno degli uomini più attesi di questa stagione, Giulio Venturi, classe 89, ex Bologna, Castano Magnano, Gino Fasano, l'anno scorso con Bersano, 9 metri fischiato a Bolzano. Venturi si appoggia su Dejan Turkovic, uno dei pilastri del Bolzano e non solo, anche della nazionale italiana. Il tiro di Udovcic, che non particolarmente potente, ma comunque a infilarsi, a insaccarsi alle spalle di Maxim Boljubac. Boljubac, classe 96, proveniente dal Sassari, giunto quindi quest'anno tra le fila di Fondi. Buona prova per lui, anche una buona prova per lui a Conversano, si è dimostrato una vera e propria saracinesca. Chissà che non possa rivelarsi una vera e propria sorpresa per il Fondi quest'anno, sicurando magari qualche punto in più in classifica. Intanto Arena si mette in solitaria con il destro, non perdona. Hermones non può nulla, 3-2, si riporta sul meno 1 Fondi. Ora Bolzano con il pallone tra le mani di Venturi, Dejan Turkovic in posizione di terzino destro, ancora Turkovic si appoggia sul Sorel, un altro dei pilastri di Bolzano. C'è il fallo per un attacco della squadra biancorossa, ne può approfittare il Fondi con Zanirati, che non sbaglia. E fa 3-3 e arriva anche un 2 minuti per un giocatore di Bolzano. Vediamo un attimo di chi si tratta, l'arbitro indicato Erik Udovičić, che sul tentativo di tiro di Dario Zanghirati, appunto, è andato a commettere fallo proprio sul giocatore numero 14 di Fondi. 3-3 dunque, risultato dopo 5 minuti e 32 secondi nel corso di questa prima frazione di gara. Ricordiamo, match valido per la seconda giornata di Serie A Beretta maschile. Di palla a mano, Turkovic. Venturi libera il mancino, palla che termina alta, si salva più Fondi, che adesso può approfittarne con l'uomo in più in attacco. Quindi Vulić ragiona, però preferisce fare tutto con calma la squadra di coach Giacinto De Santis. E quindi ancora Vulić nello stretto, dialoga con De Benedetto. Zanghirati all'indietro per Arena, per 9 metri si appoggia all'indietro. Pennacchio, Vulić, ancora De Benedetto, Arena, gioco veloce di Fondi e poi Vulić, un fulmine a ciel sereno che non perdona Hermones, 4-3, e trova il primo vantaggio di gara il Fondi con Ivan Vulić. Bolzano ora costretto ad incorrere lo svantaggio. Sonnere, Venturi, Gregani, Turkovic perde malamente il pallone per Bolzano, ne può approfittare Fondi, che è ripartito velocemente. Di Benedetto non ci sono molti spazi, Vulić fa tutto da solo, Vulić prova a far battere il pallone sotto le gambe di Hermones, che risponde prontamente, e quindi riparte Bolzano. Turkovic si appoggia su Venturi, vuole liberare il mancino, non lo fa, si appoggia su Sonnere. Ragiona adesso Bolzano con il Fondi con un 5-1 in difesa, con Arena numero 11, lo vedete più avanzato rispetto ai compagni. Venturi, Turkovic, marcatura a uomo su Gregaric, Starcevic, anzi, scusate,
perde palla Bolzano, approfitta Fondi con Zanghinati, il tiro di Zanghinati, anzi la palombella che scavalca Hermones, 5-3, seconda rete per Zanghinati, e il Fondi è sul più 2, il capovolgimento di fronte, spreca l'occasione Salamere, c'era stato però uno fallo. Quindi Bolzano, il tiro di Torconis, la palla termina dentro, 5-4. Siglare il 6-4, almeno il tempo di appuntare il nome di Turco Vinci dei marcatori, calziamo lo sguardo e ci troviamo la rete, ci è benedetto per il Fondi, 6-4, buona avvio di gara per la squadra di De Santis, che lo ripetiamo quest'anno con nuovi innesti, molti giovani, ha tutto da dimostrare, come abbiamo detto nel pre-gara, sia prima a se stessa e poi alle dirette avversarie. Il tiro qui di Turkovic, la palla è terminata dentro, 6-5 più 1 Fondi. Arena prova a fare tutto da solo, prova anche il tiro, viene curato però dalla difesa in maglia bianca, 9 metri Ponticella sul punto di battuta, viene però attardato, viene attardata la rimessa in gioco. Bisogna pulire il parquet del Palasport in Fondi, dicevamo gli altri match interessanti di questa giornata, ricordiamo che riposa il Prezzano e stanno cosa del dell'organico della Serie A Beretta, composto da 17 squadre, ogni club dovrà usufruire attorno di una giornata di riposo, oggi tocca al Prezzano. La scorsa settimana è toccato al Merano, che quest'oggi fa il suo debutto fuori casa contro il Cingoli. Torniamo però al Palasport di Fondi, dove c'è la squadra di De Santis con il pallone tra le mani. Vulic forse ha qui un tiro che poteva gestire magari accompagnandosi ad un proprio compagno. Ancora Vulic, De Benedetto, fa vedere Nestor Pennacchi. De Benedetto fa tutto da solo, viene però fermato, c'è fallo per Fondi, ma c'è anche la segnalazione di passivo. La squadra di casa deve andare subito alla conclusione. Benedetto sovrà ad appoggiarsi su Zanghinati, niente da fare, spreca qui Fondi. Bolzano adesso ha l'occasione di portarsi sul 6-6 con questa azione di attacco. Turkovic a trovare Sommerer libero dall'altra parte, qui è stata molto buona la marcatura di Arena sul numero 3 di Bolzano, che è andato a insaccare alle spalle di Maxim Voljuvac, 6-6, partita che si riporta sui binari della parità. Fondi adesso in attacco, Vulic, Arena, Benedetto, ancora Arena a cercare Ponticella sui 6 metri, una specie di palombella, palla che si stampa sulla traversa, riparte Bolzano. Turkovic, Udovicic che è entrato dopo la sospensione di 2 minuti, Venturi, prova l'azione e la conclusione sull'Italia, si guadagna un fallo per i suoi. Sonerer beccato dal compagno, va a mettere dentro questo pallone del 7-6, rimette la freccia a Bolzano, più 1 per la squadra allenata da Mario Sporcic, che quest'anno, lo ricordiamo, ricopre il ruolo di allenatore e giocatore. Nel frattempo Luciano Zizzo al posto di Dario Zanghinati, Zizzo che è ritornato quest'anno a vestire la sua numero 88 nell'HC Banca Popolare Fondi, è andato ovviamente a schierarsi nella sua posizione naturale, nel suo ruolo naturale, che è quello di ala sinistra. Arena, Fondi a gestire questa azione di attacco. Vulic va a vedere proprio Zizzo, che si appoggia un'altra volta a Vulic, poi Arena, il tiro di Arena si oppone Hermones, buona difesa quindi Bolzano, arriva però un fallo fischiato a favore di Fondi, il fallo commesso
Turkovic, sì, su Arena, 9 metri. Sempre Ponticella sul punto di battuta, ancora una volta si attarda la giocata. Sonner nel frattempo, lo vedete, va a beverarsi, fa molto caldo oggi, nonostante sia 12 settembre, le temperature qui nel palazzetto sono molto elevate. Dalle indicazioni di difesa ovviamente De Santis, vuole che la sua squadra sia perfetta, così come in fase di attacco, anche soprattutto in fase di difesa. Si è ripartiti. Quando in possesso di palla Arena, Ponticella e Benedetto Vulic. Arena, le finte di Arena, il tiro, Palermones. E poi vi do 2 minuti per Vito Claudio Marino, l'ex di questa partita, lui che ha giocato anche con, tra l'altro, su questo campo con il Gaeta fino a 2 anni fa. E ci saranno 7 metri a favore di Fondi, Fondi che adesso ha l'opportunità al 12° del primo tempo di portarsi sul 7 pari. Il numero 44 sul punto di battuta ovviamente aspetta il fischio della coppia arbitrale. Le 7 metri, Vulic contro Hermones. Parte Vulic, il tiro, c'è arriva Hermones, palla però termina dentro, 7-7 il Fondi. E stabilisce il pareggio di questa partita. Non molla fino a questo momento, buon atteggiamento della squadra di Giacinto De Santis, che sta mostrando una grande tenacia. Bisognerebbe continuare così fino alla fine, visto e considerando che dall'altra parte c'è una fortezza, una corazzata di questa Serie A Beretta, il Bolzano. Venturi, Udovicic. Il sottomano di Udovicic, come se fosse nel salotto di casa sua. Udovicic la mette dentro, Poljuvac rimane a terra quasi sconsolato a dire me l'ha fatta. E quindi Fondi nuovamente in svantaggio, 8-7 per Bolzano. Vulic si fa vedere di Benedetto centralmente, si appoggia ancora sul compagno di nazionalità croata, giro palla dei rossoblù De Benedetto. Vulic. Hermones, Bolzano è ripartito, 13:36 sul cronometro. Greganic imbeccato, Adam Turkovic, la risposta di Poljuvac, e c'è stata una difesa in aria da parte di Arena che si becca anche in 2 minuti. 7 metri su cui si porta Turkovic. C'è quindi l'opportunità di portare i suoi sul più 2. Turkovic, niente finta per lui, in scioltezza Dejan Turkovic, 9-7 per Bolzano. Entra nel frattempo Francesco Cascone tra le fila di Fondi, che già ha giocato nel palo rosso-blu, ha giocato anche in terra laziale con il Gaeta. E Benedetto Arena fa vedere Ponticella. E Benedetto, il palo sfortunato qui, l'azione era buona da parte di Piero De Benedetto, palla terminata sul legno. 9-7, Bolzano adesso l'occasione di attaccare con il più 2 di vantaggio. Venturi, Turkovic, il tiro di Turkovic, buona risposta di Maxim Poljuvac. I piedi in difesa Bolzano, riparte Fondi. Vulic,
e Benedetto per Arena e si appoggia su Cascone che di ruolo fa il pivot, però adesso quasi come un jolly a ricoprire il ruolo di ala destra e Benedetto. Zizzo, Vulic, Arena, ancora Vulic, e Benedetto prova lo spazio per il tiro, prova a trovare lo spazio per il tiro fondi, poi Zizzo il tiro che pone Hermones, ma è entrato in aria Luciano Zizzo, come segnalato dagli arbitri, e quindi ennesima occasione sprecata in attacco per Fondi e Bolzano che ha l'ennesima chance di portarsi sul più 3. Venturi, Turkovic, Greganic e non sbaglia Marin Greganic, provato classe 2000, anche lui proveniente dal Nex come Vulic tra le fila di Fondi, in prestito un anno a Bolzano, non si è messo molto in luce nella sfida di sabato scorso. Ovviamente anche lui è un talento tutto da dimostrare, solo 20 anni. E qui è Benedetto, fa una cosa che sembra facile, ma facile non lo è per niente. Un tiro nemmeno troppo potente, va a intaccare il pallone alle spalle di Hermones, 10-8 più 2 il vantaggio per Bolzano che quindi diminuisce. Azione in attacco fischiata per un fallo di Bolzano, poi il numero 17 di Fondi, Nestor Pennacchio sui 6 metri, in un attimo riporta il Fondi di nuovo sul meno 1. Veramente non c'è stato un attimo di respiro in questi ultimi 30 secondi, due gol del Fondi. Partita che torna ad essere, diciamo, equilibrata. Anche se ovviamente sempre il Bolzano a condurre di uno. Entra Andreas Kammerer con il numero 10, lo vede, si va a posizionare sulla linea tratteggiata dei 9 metri. Fallo per Bolzano, battuto in questo momento. Venturi si appoggia su Martin Sommerer. Ancora Giulio Venturi, che vorrebbe liberare il mancino, non ci riesce. Turkovic fa tutto da solo, il palleggio, le finte di Turkovic. Che giocatore di Turkovic, che giocatore di Turkovic. Il fallo, poi rischiate un attacco a Fondi e Bolzano quindi che ringrazia. Adesso con l'extra player, l'avete visto, è uscito Hermones per dare spazio a Camere. Turkovic per Sonner, ancora una volta solo soletto, non lo marca nessuno. De Benedetto si lamenta con i suoi, ma forse lui ad aver perso la marcatura. 12-9 e più 3 per Bolzano. Entra anche adesso tra le fila del Fondi Alessio Miceli, che fa ricoprire il ruolo di terzino sinistro. È entrato anche Vettore, il capitano, storico capitano di Fondi, lui che invece è terzino destro. Zizzo Miceli, rivoluzionato quasi in toto lo starting seven di Fondi. Miceli ovviamente vuole trovare le migliori soluzioni per questa gara De Santis. Zizzo che temporeggia sul tiro per sorprendere Hermones, si guadagna però un fallo, in 7 metri per la precisione. Vediamo chi si appresta adesso sul punto di battuta. Il tiratore non dovrebbe cambiare, dovrebbe trattarsi di Ivan Vulic. Arriva adesso anche una munizione ai danni di Giacinto De Santis, coach di Fondi, per forse per qualche protesta di troppo. 18-41 sul cronometro, meno 3, il Fondi deve recuperare questa situazione di svantaggio, può farlo adesso con, può ridurlo almeno con Vulic dai 7 metri contro il buono, se non sbaglia è provato di Fondi, 12-10. E Bolzano adesso che si riversa in attacco, rientra Camere,
trova la soluzione dell'extra player Mario Sporcic. Turković. Turković, il tiro, la risposta di Boljubac, poi la traversa di Sonnerer, si salva a fondi. Di Benedetto, per gestire al meglio ora questa azione, la squadra di De Santis, De Torre, Pennacchio, ancora De Torre, poi De Benedetto, con la 5-1 Bolzano a difendere. Si va a vedere Ponticella, che poi si appoggia su De Torre, Miceli, siamo veloci adesso a Fondi, De Benedetto prova a fare tutto da solo, viene fermato, fallo per Fondi. Battuto adesso dalla Ponticella, quindi ancora Miceli, De Torre, De Benedetto, e quindi De Benedetto che si appoggia su Zizzo, non ha spazio per andare al tiro dal suo angolo. Vettore che perde palla, l'arbitro non si sta a fallo, arriva con la segnalazione di passivo del Benedetto, passaggio di Benedetto del compagno del Benedetto, il tiro, la palla per la deviazione, termina comunque in rete, fortunato Ciccioli, 12-11, 1-1 per la squadra di De Santi, se ci vuole anche un po' di fortuna. Bolzano già in attacco però, Venturi, Sonnere, prova a ragionare adesso la squadra di Mario Sporcic. Udovicic si appoggia su Kammerer. Udovicic e Turković si scambiano di posizione, quindi Venturi. Doppio pivot per Bolzano, lo vedete con Marino che riceve palla in questo momento, ma si lascia portare da Boljubac e quindi può approfittarne in fondo proprio con Massimo Boljubac, che realizza la rete del 12-12 e si toglie anche la soddisfazione della sua prima rete con la maglia di fondo. È un portiere, forse è una cosa un po' insolita negli altri sport, ma non della palla a mano. Non ci ha pensato un attimo Boljubac, ha visto la porta sguarnita di Bolzano. Bolzano che, come abbiamo detto in precedenza, stava utilizzando la tattica per l'extra player, ha pagato nelle due azioni precedenti, non adesso. È stata punita la squadra bolzanina. Sonnerer, una grande risposta di Boljubac che adesso è galvanizzato dal gol di pochi secondi fa, di un minuto fa praticamente. 12-12, ha ritrovato il filo per riportare la partita in equilibrio. Fondi, Miceli, De Torre, sempre con un 5-1 molto aggressiva a Bolzano in difesa. Miceli si appoggia su Zizzo, Arena, De Torre, ancora Arena in posizione centrale. Ponticella che dieteggia spesso con i compagni, il fallo forse di piede, però perché la palla termina poi tra le mani di Ponticella, che serve Zizzo, e Zizzo, Luciano Zizzo, va a realizzare la rete del 13-12, si riporta in vantaggio Fondi. Turković, Venturi, a 5-1 anche per la squadra rosso-blu, con Zizzo, lo vedete, a ostacolare in uscita Turković. Venturi braccato dal muro rosso-blu. Venturi può liberare il mancino, non l'ha fatto spesso fino a questo momento. Ora la pronta risposta di Boljubac e poi è arrivato un fallo, è arrivato questa fischiata da parte della coppia arbitrale a favore di Bolzano. Sono trascorsi intanto quasi 23 minuti nel corso di questo primo tempo. 13-12 a favore dei Fondi, e ora Bolzano però ha l'opportunità di sfruttare questa sezione d'attacco con questo fallo dei 9 metri. Si attarta la ripresa del gioco. Si riprende in questo momento. Bolzano in possesso della sfera di gioco. Sonnerer
per Udovic, Dejan Turkovic a liberare sulla sinistra, Greganic che però sbaglia. Pessima conclusione qui del numero 17 di Bolzano. Arena per Fondi, ancora una volta vuole fare tutto da solo, forse magari anche esagerando, però va a conquistarsi un fallo dai 9 per Fondi. È arrivato anche in 2 minuti per Martin Sonerer tra le fila di Bolzano. La gara a Fondi sarà attesa al Palasantoro contro il Sassari alle ore 16 sabato 19 settembre, mentre Bolzano ospiterà in casa l'Eppan alle ore 18, quindi un super derby alto tesino. Si ripresa intanto a giocare qui al Palasport con la squadra di Giacinto De Santis a gestire l'attacco. Pennacchio mal servito da Arena, la palla termina fuori, quindi rimessa dal fondo per Ermonica. Udovicic, Turkovic, il tiro di Turkovic, c'è di lato Vojubac che lo vedete litigare con il parquet, mano a terra, pugno a terra per lui. Era quasi opposto alla conclusione di Turkovic, Turkovic che ha riportato il Bolzano sul risultato di 13-13. Fondi adesso in attacco, Miceli, Vulic, ancora Miceli che appoggia su Zizzo, poi Vulic, non ci sono grandi spazi, la attraversa intanto di Pennacchio, sfortunato Fondi, dicevo non ci sono molti spazi per Fondi perché è bravo Bolzano a difendere centralmente, infatti il Fondi quasi spesso è costretto a ricorrere sulle ali. È andata male questa volta con la traversa di Nestor Pennacchio, il Bolzano adesso che si è riversato in attacco. Sporcic posizione di terzino destro, da indicazioni suoi anche in mezzo al campo. Udovicic, prova per Sporcic, ancora Udovicic, Turkovic, si alza dei 9, un fulmine, una saietta di Turkovic, 14-13. Ed ecco il sorpasso di Bolzano, con il vantaggio di una rete, quindi Vulic. Arena perde per un attimo il pallone, poi lo riconquista, sempre Luigi Arena, Vulic. Dai 9, Arena si trova lo spazio da solo, grande azione e soprattutto gran gol di Luigi Arena, 14-14 dopo 25 minuti e 17 secondi di gioco. Il Fondi non molla e vuole lanciare un chiaro messaggio al Bolzano: questa sera qui al Palasport di Fondi sarà veramente difficile. Greganic, Bolzano in attacco, Sporcic, Venturi, ancora Sporcic, prova a liberare il tiro, viene fermato dal muro di maglie rosso-blu. Sporcic per Turkovic in consueta posizione di ala sinistra. Venturi con il mancino non riesce ad effettuare il tiro, fallo per Bolzano. Tiro dai 7 metri, per la precisione. Sempre Turkovic andrà a battere questo tiro dai 7 per i suoi. Turkovic contro Maxim Vojubac. Una finta questa volta per Turkovic, la palla termina dentro. 15-14, quindi per Bolzano. Partita che si sta giocando per lo più punto su punto. Era andato in vantaggio di 3 Bolzano, poi è stato recuperato dal Fondi, la dimostrazione della grande voglia di mettersi in gioco, della grande voglia di fare della squadra di De Santis, come fatto già vedere nella partita di sabato scorso al Pala San Giacomo contro Conversano. Qui il tiro di Vulic che sta fuori sulla traversa, poi è terminato fuori. Adesso Sporcic per Bolzano a liberare, anzi no, Greganic che però subito si fa a marcare. Pallone perso dalla squadra bolzanina che recupera il pallone proprio con Mato Sporcic. Si lamenta
un'irregolarità De Santis, qui Venturi per il Bolzano perde palla, l'arbitro rischia fallo, forse per compensare quell'azione di Bolzano non fischiata pochi attimi fa. Il tiro qui debole di Arena, può ripartire Bolzano con il lancio di Armones per Sporcic, si oppone Voliuvaz, poi la palombella di Mario Sporcic, 16-14. Temerario Sporcic non ha mollato sulla ribattuta di Voliuvaz, è rimasto in ginocchio, si è ritrovato il pallone tra le mani e l'ha messo alle spalle dell'estremo difensore di fondi. Più due quindi per Bolzano. Da un cenno di ok Zizzo al primo portiere come per dire ok dai ci siamo, però chiaramente sono anche un po' sfortunato qui i fondi in quest'ultima azione. Poco più di 3 minuti al termine di questo primo tempo, fondi con il pallone adesso in proprio possesso e Benedetto Vulic. Arena per Benedetto, De Benedetto fondi ancora con la sfera di gioco tra le proprie mani. Arena, De Benedetto all'indietro per Vulic, marca bene Bolzano, il tiro quasi forzato di Arena, si oppone senza troppi problemi Armones. Poi prova a cercare Marino in attacco, fermato però da Vulic che difende benissimo, ha fatto ripartire i suoi, che Benedetto va a servire Pennacchio che però sbaglia tutto, si lascia incantare da Armones, non riesce a portare i fondi sul 16-15, sì. Quindi Bolzano sempre sul più 2. Turković, Sporcic, ancora Sporcic, Venturi, Sporcic a servire 5 metri, Sonnerer, c'era però una chiamata a favore di fondi, fallo di 9 metri per Bolzano. 25 secondi al termine di questo primo tempo, Greganic contro Voliuvaz, questa volta la mette dentro, ma in Greganic 17-14, più 3 per Bolzano, ultimi secondi di questo primo tempo per fondi, il tiro buono da parte di De Benedetto, c'è un problema però, abbiamo avuto un time out, mini spot per noi. Eccoci tornati live al Pallasport di Fondi, Bolzano che ha soffruito di un time out. Si è disposta già in squadra, già la squadra di Sporcic che adesso dovrà difendere. Questi praticamente sono gli ultimi 2 secondi di questo primo tempo, 29-58. Per la precisione sul cronometro, molto probabilmente il Fondi, anzi sicuramente non ci sono alternative, il Fondi andrà subito alla conclusione per concludere perlomeno sul meno 2 questa prima frazione di gara. Vediamo qual è lo schema dettato da Decito De Santis e suoi, probabilmente quello di palla a cascone per Vulic, poi subito il tiro del numero 44, anzi no, Ponticella,
Pulic per Zizzo, la palombella di Zizzo, palla che termina sulla traversa e termina così il primo tempo tra Fondi e Bolzano, 17-14 a favore della squadra bolzanina, che quindi chiude questi primi 30 minuti di gioco sul risultato di più 3, 10 minuti di pausa per noi e poi ci ricolleghiamo per il secondo tempo. Quindi rieccoci collegati con il secondo tempo di Fondi Bolzano, primo tempo che si è concluso sul risultato di 17-14 a favore della squadra bolzanina, Fondi che però non ha mollato mai nel corso del primo tempo, anzi ha tenuto testa, ha dato filo da torcere alla formazione biancorossa. Proprio Fondi adesso a gestire questa prima azione di questo secondo tempo. Arena per Vulic, lascia proseguire l'arbitro, c'era stato forse un fallo, arriva la segnalazione di passivo, il tiro poi di Ponticella, ci è sembrato, la palla termina dentro, 17-15, arriva anche un due minuti per Mario Sporcic tra le fila di Bolzano. Parte quindi subito bene questo secondo tempo per Fondi, che si riporta sul meno 2. Adesso Bolzano con un uomo in più in attacco, nonostante sia in inferiorità numerica per i due minuti che si è beccato pochi istanti fa Mario Sporcic. 20 a cercare un compagno, forse qualcuno nel mezzo lì nella zona del pivot, forse Marino, la palla comunque termina fuori, ne approfitta Fondi ora con Vulic, Arena. Sempre Ivan Vulic, Arena. De Benedetto all'indietro per Vulic, si fa vedere Zanghirati che ritorna in campo dopo essere stato fuori per gran parte della fine del primo tempo. Il gol di Nestor Pennacchio, 17-16 sul meno 1 Fondi, che non molla un centimetro questa sera a Bolzano. Venturi, Turkovic, centrale, si appoggia centrale per Udovicic, ancora Giulio Venturi, chiama lo schema con le mani Turkovic. Alto Zizzo, sempre con una difesa 5-1, il rosso-blu prende palla Zizzo su un errore di Bolzano e arriva il gol con astuzia qui. Fondi 17-17 e praticamente in 2 minuti e 16 secondi di gioco il Fondi ribalta il triplo svantaggio e si riporta in parità. Approfittato ancora una volta della porta sguarnita di Bolzano come nel primo tempo. Turkovic perde palla, poi l'arbitro fischia un fallo però a favore di Bolzano. Questa poteva essere una buona possibile ripartenza per la squadra di casa, per la formazione di casa. Udovic, Turkovic si appoggia su Venturi che dialoga sempre con Turkovic. Poi Udovicic si cambia di ruolo con Berto. Udovicic si appoggia su Greganic, il tiro di Greganic, la palla termina dentro. Il gol di Greganic, la bella tutta l'azione di Bolzano che è andato alla fine a finalizzare, a sorprendere tutta la difesa di Fondi. Arena con il destro, prova il tiro, poi si scontra con Turkovic. Arrivano due minuti per Dejan Turkovic, che viene invitato ad accomodarsi
dal terreno di gioco dalla coppia arbitrale. Non è d'accordo Dejan Turković, per lui il fallo è stato un volontario secondo quelle che sono le sue proteste. Non sono dello stesso avviso ovviamente gli arbitri, che hanno appunto chiamato un fallo dei 9 metri per Fondi, che come potete vedere dalla grafica in sovrimpressione è in svantaggio di una rete e può adesso attaccare, può riportarsi sul pareggio. Si attende solo il fischio dell'arbitro, della coppia arbitrale, che arriva in questo momento. Quindi Vulić di Benedetto, Vulić, Arena, Vulić di Benedetto, si scambiano di ruolo i due. Si fa vedere Zanghirati, servito all'indietro da Vulić, poi De Benedetto, Arena, accelera ora la manovra di attacco Fondi, Vulić per Arena, allo spazio con il destro, va, si oppone Hermones, un po' di ossigeno per Bolzano. Bolzano in attacco con Sportic adesso. Fa girare palla in formazione biancorossa. E poi arriva il gol segnato da Sportic. Ponticella, seppure Hermones. Di Sportic qualche istante fa, sempre più uno la squadra bolzanina. Sportic live con la telecronaca, chiediamo scusa ovviamente, c'è stato qualche ripetizione tecnica. 19-17 per Bolzano quando sono trascorsi 5 minuti e 33 secondi di gioco nel corso di questo secondo tempo. Fondi che attacca con De Benedetto in posizione centrale, si appoggia su Arena, ancora Di Benedetto, Vulić, De Benedetto per il compagno Ivan Vujic che perde palla, un brutto passaggio da parte del numero 6 di Fondi, Udovicic, Sporcic su Sonnerer che da lì praticamente non sbaglia mai, una sentenza da quella posizione a Martin Sonnerer, ovviamente la sua posizione naturale quella di a destra. Quando lui va alla conclusione da lì i compagni già sanno che possono esultare perché il 99% delle volte è gol. De Benedetto. Arena. Bolzano nuovamente sul più 3. Vulić all'improvviso mette il pallone dentro alle spalle di Hermones. 20-18 per Bolzano. Ci crede sempre Fondi. Greganic, Udovicic, Turković per Giulio Venturi. Circolazione di palla di Bolzano. Zido sempre alto su Turković a disturbarlo. Poi Marino si gira, prende il pallone, lo mette dentro. Gol non convalidato, quello però di Bolzano. Qui il fallo di Turković su Arena ad ostacolare il numero 11 di Fondi. Questa volta non protesta Turković, sa di aver commesso il fallo della possibile ripartenza di Fondi di un micidiale contropiede e quindi si accomoda per la seconda volta in panchina a causa di una sospensione di 2 minuti Dejan Turković.
si lamentano con gli arbitri, si lamenta con l'arbitro, anzi scusate, Stefano De Torre. Ripreso nel frattempo il gioco, Pennacchio, De Torre, Vulic e poi De Benedetto. Zanghirati per De Benedetto, poi ancora Vulic, De Torre, Vulic, De Benedetto, non ha soluzioni, indietreggia, chiamano passi quelli di Bolzano, la spara su Hermones però Zanghirati, e quindi un respiro profondo per Bolzano che si riversa pian piano in attacco, e il Fondi a difendere con l'inamovibile 5-1. Udovicic, Venturi, Sporcic, Venturi, Mario Sporcic, a liberare Marino che si gira, trova anche la conclusione. Arrivato però un 2 minuti e un 7 metri per Bolzano. Con Turković fuori per la sospensione dei 2 minuti, si appresta sul punto di battuta Rico Dovicic contro Maxim Voljuvac. Prima finta, seconda. ...21-18... più 3 per Bolzano. Fondi che deve rincorrere, rinuncia al portiere anche Fondi in questa circostanza, mette a tempo Vulic, De Benedetto, il tiro di De Benedetto, la palla termina dentro, è 21-19, si riporta sul meno 2 Fondi. Nel frattempo ci sono problemi con il tabellone di segnaletica qui al Palazzo. Che tutto venga ripristinato al meglio. Sono 19 per Fondi, si attende il fischio della coppia arbitrale per riprendere il gioco. Abbiamo detto ci sono stati dei problemi al tabellone di segnaletica e del punteggio del cronometro qui al Palasport di Viamola Santa Maria. L'ultima azione si è conclusa con il gol di Piero Di Benedetto per Fondi. Ora sarà Bolzano a gestire la prossima azione, sembra tutto risolto, quindi tra pochi secondi, tra pochi istanti dovrebbe ripartire la gara con il pallone tra le mani di Marino, uno che l'ex di questa partita,
nel primo tempo ha vestito lo scorso anno la maglia di Fondi, ha vestito fino a due anni fa quella del Gaetano. Marino che finora non si è messo in gran luce, anche se sta facendo del suo con il lavoro sporco. È massa come a il tiro fuori di Marino, eccolo qua, ci ha subito smentito Marino, chiamato in causa, va al gol, 22-19, Pennacchio, De Torre e Vulic, si è riportato sul più 3 Bolzano. Benedetto Vulic ancora lì dall'argentino per Zanghirati, dialogano due stranieri della Banca Popolare Fondi. Vulic, De Benedetto, ancora De Benedetto, il tiro, la parata, però la palla termina dentro, sarà arrivato con la mano a sinistra Pedro Hermones, l'ex portiere di Conversano, però non ha potuto nulla, mano piegata dal tiro di De Benedetto. Bolzano in attacco, Udovicic, Sporcic, solo Sporcic centralmente, si appoggia su Sonner che va ad aiutare i compagni in attacco, Sporcic per Gregaric, tiro di Gregaric, bel gol, palo rete, non fa nulla qui Voljuvac, 23-20, quasi 11 minuti sul cronometro in questo secondo tempo. Per Fondi, battuto, è entrato anche Ponticella che va a ricoprire il suo ruolo di pivot. De Torre, De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, De Torre, Vulic, De Benedetto, passi di troppo però per il numero dei 6 di Fondi, riparte Bolzano con Gregaric che non sbaglia, si lascia una volta per entrare da Voljuvac come nell'azione del primo tempo, quindi arriva di più 4 per Bolzano. Arriva adesso un time out chiamato a favore di Fondi, spot per noi. Fondi in attacco che gestisce questa azione con Vulic, corre Corrado che si appoggia dietro per Ponticella, Arena sempre del Benedetto, poi Arena, grande risposta con il piede di sinistro da parte di Hermones,
del gol. Rimessa per Fondi, sempre Arena, dialoga con De Benedetto. Ancora lì dall'argentino per Ivan Buric. Parte ora la formazione di Sporcic, Greganic, Udovicic, Sporcic, poi Venturi, chiama Sporcic, proprio lui seguito in questo momento che va a imbeccare sulla posizione della sinistra Marin Greganic, ancora Sporcic per Venturi che va a liberare Martin Sonere che questa volta sbaglia, questa è una notizia da lì, poi la ribattuta l'ha provata Marina, ma non dice questo l'errore di Sonner da quella posizione, così ovviamente Fondi che si riversa subito un attacco, 9 metri più rischiato la formazione di Giacinto De Santis, si è benedetto, fallo battuto, Vulic è benedetto, ancora Vulic, Arena, Vulic indietro, Zanghirati, poi Arena, De Benedetto, lo tiro sotto le gambe Gelmones, palla che termina dentro, 24-21, bella azione di Fondi, bel gol da parte di Pino De Benedetto che si sta mettendo più luce questa sera con a suon di gol rispetto alla partita di sabato scorso contro Conversano. Udovicic, Marino fermato in attacco, palla per la squadra ospite. Ancora Marino, Turkovic ha battuto il fallo, Venturi, Arena su Turkovic, marcatore individuale, poi Venturi prova ad inchinarsi a due uomini in maglia rosso-blu, arriva però la chiamata da parte della coppia arbitrale. Una volta si pulisce il parquet e si attarda la ripresa del gioco. ...15 minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, si è andata praticamente una prima metà della seconda frazione di gara, sempre il Bolzano che conduce per più tre sulla formazione di casa, ha battuto adesso il 9 metri, è arrivato il rischio degli arbitri, perde palla qui Bolzano, la sono però un'infrazione da parte di Fondi, quindi ancora Bolzano, Udovicic prova la conclusione, fermato ancora una volta però, stazione in attacco Bolzano, c'è la segnalazione di passione da parte dell'arbitro, quindi deve accelerare la conclusione, arriva in questo momento con Udovicic che da lì è una sentenza e non perdona, 25-21 Bolzano. E ora il Fondi non riesce più a rispondere colpo su colpo, punto su punto, come ha fatto per larghi tratti di questa partita. Ricordiamo che fino al primo tempo e fino agli inizi di questo secondo tempo il vantaggio di Bolzano era stato al massimo di 3 gol, di 4 la formazione bolzanina. 25-22. Udovicic, si fa vedere Turkovic che è rientrato a ricoprire la sua posizione di centrale.
Udovicic, Turković, Venturi, Gregaric, Udovicic e poi Turković. Turković gli ha lasciato lo spazio e lui ovviamente non perdona. Come Udovicic, anche lui da lì una sentenza, 26-22 per Bolzano, in difficoltà adesso a Fondi, 17 ora sul cronometro. Vulic De Benedetto, ancora De Benedetto che chiama lo schema, dialoga con Arena, poi Vulic per Arena, non si intendono qui i giocatori di De Santis, perdono un pallone, si arrabbia con De Benedetto. Giacinto De Santis, ossigeno per Bolzano che si diverte in attacco. Greganic, Udovicic, ancora Udovicic, non ha spazi, si appoggia lì dietro per Turković, Arena su di lui, quindi ripiega su Greganic, il numero 22 di Bolzano, poi Udovicic per Venturi, poi l'attacco di Bolzano, respira Fondi, che Benedetto per Vulic, difende bene però Bolzano, si mette in solitaria il numero 44 di Fondi, si guadagna un fallo. Metri battuti in questo momento da Fondi, Arena, Vulic, poi Arena ancora, fa vedere Cascone che serve Vulic, il tiro di Vulic, la palla termina dentro, buono, 26-23, Bolzano sempre in attacco. Venturi, Skorcic si appoggia su Turković, poi Skorcic, ancora Turković, nello stretto i due a dialogare, la palla adesso arriva a Venturi, alterna su Turković, 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 Venturi, arriva la segnalazione di passivo dell'arbitro, prova poi in costazione di attacco il Bolzano con Turković, c'è il fallo però, si stessa dalla parte arbitrale. Turković non tira Bolzano, ancora ultimi passaggi, poi per andare alla conclusione, altrimenti si rischia di incappare nel passivo. Turković, fallo per Turković, e due minuti per Daniele Ponticella, l'esperienza qui possiamo dire anche con molta furbizia Leon Turković, thank you.
Forcic, Venturi, Turkovic, ancora il numero 23 a dialogare con Marius Forcic, poi Venturi, Turkovic, Marino si gira, trova quasi la via del gol, arriva poi il 7 metri per Bolzano, ovviamente sempre Turkovic sul punto di battuta. Turkovic dai 7 contro Voljovac, una prima finta e poi prova una specie di saltello qui Voljovac per spingere il tiro di Dejan Turkovic. Nulla da fare perché il pallone gli passa sotto le gambe. Bolzano che quindi allunga ulteriormente il proprio vantaggio sulla Banca Popolare Fondi. Arena, Vujic, il fallo commesso sul croato, 21:13 sul cronometro, più 4 per Bolzano, quindi però adesso attacca Vettor, Vujic che prova ad appoggiarsi sul cascone, palla troppo imprecisa per la partita qui Bolzano. Numero 17 Marin Greganic, 28-23, 9-20 più 5 per la formazione biancorossa. Zangirati, Vettore, come detto, poi Vujic, si fa vedere Francesco Cascone. Benedetto a trovare sui 6 metri. Vettore che poi ha provato anche la conclusione, ha preso la traversa, ma era stato però un fallo fischiato in precedenza dalla coppia arbitrale opposta dei signori Cardone Cardone questa sera. 7 metri per Fondi sulla linea, ovviamente Ivan Vujic. Ormone si è entrato tra il filo di Bolzano Rottsteiner, vediamo Vujic che però non si lascia ingannare dal portiere di Bolzano. Turkovic, palla che si stampa sulla traversa, ne approfitta Fondi con Zangirati contro Ermone, se non sbaglia Zangirati, non sbaglia Dario Zangirati, 28-25, meno 3 Fondi e 7 minuti ancora da giocare in questo secondo tempo. Bolzano nuovamente in fase offensiva. Forcic, Turkovic, prova Forcic, si è mezzo, viene fermato, non c'è nulla per gli arbitri, riparte Fondi con Zangirati, ancora Zangirati, il tiro questa volta, scelta incomprensibile di Zangirati che invece di assicurarsi un tiro più libero ha provato a scavalcare con una palombella Ermones, scelta che si è rivelata però errata. Grande opportunità, ghiotta opportunità per Fondi di portarsi sul meno 2, quindi sul 28-26, stupata malamente però da questa conclusione di Zangirati.
riparte i fondi con Arena, con il pallone tra le mani, che dialoga con Nestor Pennacchio, poi De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, si muove quasi oltre la linea dei 6, praticamente C9 Bolzano. De Benedetto, il tiro di fondo di De Benedetto, 28-26, e a 6 minuti dal termine il Fondi è sul meno 2. Bolzano adesso che deve correggere qualcosa in fase di attacco, visti gli ultimi palloni persi dagli uomini in maglia bianca questa sera. Turkovic, il fallo di Ponticella su di lui, 9 metri per Bolzano. Marino lo batte e si appoggia a Udovicic, poi Giulio Venturi, ancora Udovicic per Venturi, perde palla Bolzano, qui una buona opportunità per Fondi con questa azione di attacco di portarsi sul meno 1. Arena, se Fondi dovesse segnare la partita si fa veramente lunga. Bulic, Arena, ancora Ivan Bulic e ancora Luigi Arena, poi Pennacchio, non viene servito però nonostante il taglio. Arena per De Benedetto, non ci sono spazi, poi Bulic va a prendersi giustamente un fallo. Il fallo, quindi che staziona in fase offensiva, segnalazione di passivo degli arbitri, tiro qui di Bulic, fermato, c'è una deviazione però, e quindi Fondi ancora che permane in attacco. Bulic a cercare Ponticella, lo aveva anche trovato, poi si lascia improvvisare il numero 24, ex capitano di Gaeta, a tu per tu con Ermones dei 6 metri, spreca un'altra grandissima occasione Fondi in questi ultimi minuti. Ovviamente tutto questo a favore di Bolzano, che con fortuna rimane sul più 2. Turkovic, Forcic, poi Turkovic, Greganic, non sbaglia, numero 17 di Bolzano, 29-26, ristabilito il più 3. Vulic, De Benedetto, poi Vulic. Arena, Vulic, De Benedetto, poi Vulic, da vedere Zanghirati. E Benedetto prova a fare tutto da solo e viene fermato, non perde per fondo. Ancora una sciocatura del parquet più al Palasport di Diavolo Santa Maria. Sul punto di battuta, sulla linea tratteggiata dei 9, poi ovviamente si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo preciso istante. Arena, Fondi con il pallone tra le mani, il secondo più 3 da recuperare con poco meno di 3 minuti a disposizione. Arena, Bulic, fallo di piede visto dagli arbitri, e quindi 9 metri per Fondi.
servire Luigi Arena lì dietro per Pennacchio, poi ancora Vulic. Arena per cercare il diciamo che si mette, però la palla è stata intercettata dalla difesa di Bolzano, quindi può respirare e può riversarsi in azione di attacco. 28 sul cronometro, 2 minuti al termine dell'incontro. Sonnerer taglia via centrale e poi arriva il time out chiamato da Mario Sporcic e noi andiamo in pubblicità. Eccoci live, terminato il time out che è il Palasport Fondi Bolzano sul risultato di 26-29. Quindi a giocare in questo momento Sporcic, tutto marcatore individuale giustamente adesso per Fondi che deve recuperare ogni pallone possibile. Buona risposta in fase di parata per Bogliovac, poi Zangirati questa volta sceglie la via più facile, ovvero quello di intaccare il pallone normalmente alle spalle di Hermones. 29-27, è un metro duro da gestire per Bolzano in questi ultimi sconci di gara. Sonnerer, Greganic contro Bogliovac, mette dentro. Sono venuto al termine, adesso sembra averla messo in casa proprio Bolzano. Veramente sarebbe complicatissimo per Fondi riuscire perlomeno a pareggiare questa partita con 50 secondi di disposizione e sei gol di svantaggio. Arriva qui il gol di Vulic, 30-28, ma adesso Bolzano necessaria, anche se prende il pallone qui la formazione di Sporcic. Zangirati, la palombella di Zangirati, pessima scelta ancora una volta di dare Zangirati e si lamenta tutta la panchina di Fondi, ovviamente esultano quelli di Bolzano che stanno per portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella tenuta nel match di sabato scorso al Palacasteiner contro Cingoli. Fondi invece che si porta verso la seconda sconfitta consecutiva dopo la gara persa con Versano, rimane quindi a quota 0 punti la squadra di Giovinto De Santis. Termina qui, vola a 4 punti invece Bolzano, termina con il risultato di 30-28 la gara tra Fondi e Bolzano, una gara combattuta fino alla fine da parte della formazione di casa, anche se poi hanno prevalso di più gli errori da parte dei rossoblù. Grande esperienza ovviamente per Bolzano che ha approfittato di tutte queste inesperienze da ovviamente da limare, ci sarà tempo nel corso del campionato. Per Fondi, prima di lasciare velocemente ricordiamo gli appuntamenti delle due squadre che giocheranno, ricordiamo sabato 19 settembre ci sarà la 16 e poi alle stelle di Bolzano, il giorno Eppan alle ore 18. Vediamo ancora un punteggio, Bolzano parte a Fondi, una trasferta 30-28. Grazie per essere stati in compagnia qui su Eleven Sports, un saluto, vittorio per noi.